macro categoria HR. Il premio è quello di direttore HR dell'anno banking. La motivazione. Per il recente lancio nel 2020 come prima banca in Italia di un modello di smart working a super flessibilità che ha dato ai dipendenti la massima libertà di scegliere come alternare il lavoro da sede e da casa, promuovendo il benessere, l'equilibrio vita-lavoro e quindi un ambiente efficace e produttivo per servire il cliente al meglio. Il premio va a Silvia Cassano, ING Italia, che invito naturalmente a salire sul palco. Silvia Cassano è qui con noi e naturalmente è la persona più giusta a cui chiedere un commento a caldo. Eccola, e non è sola. No. Quindi grazie mille. Benvenuta ancora di più, complimenti per questo riconoscimento. Le chiedo un commento a caldo. Beh, naturalmente siamo felicissimi di ricevere questo premio, lo accolgo a nome di tutta ING Italia perché rappresenta il risultato di uno sforzo grandissimo che vede al centro il benessere dei nostri colleghi. Infatti siamo convinti che solo chi ha una vita soddisfacente in tutti i propri ambiti, quindi non solo lavorativo ma anche sociale, familiare, di salute, possa realmente contribuire ad un ambiente di lavoro positivo e produttivo. Esatto, massima scelta, l'abbiamo sentito nella motivazione, ovviamente la flessibilità che la fa da padrone. A questo punto io le chiedo proprio una specifica in più, una spiegazione in più rispetto a questo modello di smart working a super flessibilità. Avete lanciato come prima banca questo modello, poi pensiamolo e inseriamolo nel contesto che abbiamo vissuto, ancor più cruciale. Le chiedo in cosa consiste e soprattutto come lo integrerete nel futuro, quando ricominceremo a vivere secondo una normalità che sicuramente sarà nuova, però sarà normalità. Assolutamente, è stato già detto, quindi il cuore del modello è proprio la super flessibilità, che per noi vuol dire libertà di scelta per ciascun collega sul dove lavorare e quando, in base alle proprie esigenze personali e alle attività che devono essere svolte. Chiaramente è un modello che ha bisogno di tanti elementi di supporto proprio per gestire al meglio questa libertà. Cito tra i principali il diritto alla disconnessione, e lo stiamo vivendo in questi giorni, quindi abbiamo previsto delle fasce, ad esempio delle fasce protette da meeting o delle regole che servono a disciplinare la gestione dei meeting con durata ridotta e con intervallo tra i meeting stessi. Un secondo elemento fondamentale è quello dei momenti chiave in cui raccomandiamo ai colleghi di essere presenti in azienda. Quindi noi non diciamo ai colleghi in quanti giorni devono esserci, ma diciamo per quale motivo sarebbe meglio esserci. Ad esempio l'onboarding delle nuove risorse o incontri chiave con i clienti o particolari momenti di collaborazione e creatività. Abbiamo poi chiaramente introdotto e confermeremo formazione, tantissima formazione, tantissimi momenti di ascolto dedicati ai colleghi e dedicati ai manager, ai responsabili delle risorse, che sono un fattore di successo fondamentale. E chiudo con il contributo, un contributo economico che forniamo sia in servizi welfare, quindi sempre in ambito di equilibrio vita-lavoro e commisurato ai giorni in cui si lavora fuori dalle sedi aziendali, sia rimborso di strumenti, per l'acquisto di strumenti che sono utili ai nostri colleghi per lavorare al meglio da casa. La soddisfazione dei colleghi è massima, ci avevano già detto lo scorso anno di sentirsi pronti, il 90% di loro si sentiva pronto a questo modello, abbiamo rinnovato la survey pochissimo tempo fa e ancora una volta ci hanno detto di essere molto felici e determinati. Cito l'ultima cosa, il 30% dei colleghi ha detto che il rapporto con il proprio manager è migliorato grazie a questo modello, quindi grazie a un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilizzazione. Certo. Infatti le stavo chiedendo come è stato recepito questo modello, anche se insomma trapela già dal modo con cui lei racconta quello che avete fatto. Quindi insomma diciamo che paradossalmente la flessibilità richiede ancora più regole, ma proprio per andare verso un benessere che insomma per il momento è stato confermato da parte di chi lavora. Confermato, quindi la determinazione aziendale è quella di continuare assolutamente su questa strada. Quindi anche il futuro ovviamente sì. Così, e pensate si potrà integrare assolutamente al meglio con la nuova normalità a cui stiamo andando incontro. Addirittura funzionerà meglio quando ci saranno meno limiti
E ci sarà ancora più libertà, certo, di scelta, certo, ne siamo convinti. Ci si sentirà più tranquilli. Ottimo, questa è un'ottima prospettiva anche ed è esempio per tutte le aziende. Credo che dovranno rimodulare proprio il lavoro e credo abbiano già cominciato a farlo. Quindi complimenti vivissimi. Ci verrete a raccontare come procede questo modello, magari alla prossima edizione delle Fonti Awards? Con grande piacere, naturalmente. Va bene, allora grazie. Complimenti ancora a Silvia Cassano, adesso può prendere anche il suo riconoscimento meritato. Grazie. E complimenti a tutto il team, naturalmente. Grazie. Grazie. Grazie mille.